Ciao belle! Allora, questo è un video. Sì, Frada, abbiamo capito che è un video. Lasciate perdere. È un video in cui vi parlo della giornata. Infatti sono appena tornata. Guardate, sono le... quasi le 4 sono. Sono scesa dal treno alle 3, le 3 e mezza. Quindi... sono tornata praticamente adesso, tempo di arrivare a casa e di mangiare qualcosa perché vabbè c'è stata una svista. Mi sono comprato il Magnum, quelli nuovi che fanno la pubblicità. Già, una schifezza ragazze. Mi sono comprata quella col caramello, avete presente? Temptation. Però, cioè veramente, preferite comprare quelli normali. Perché io dicevo, quello alla... al double caramel mi piace, quello del mandorle mi piace, ho detto boom, sarà buonissimo fare merda in mandorle, ma proprio, ah si sta scaricando la batteria in acqua. Comunque, no ragazze, cioè 2 euro di mani, no, e poi è così piccolo, no, decisamente. Allora ragazze scusate, ma ho dovuto attaccare la batteria della videocamera perché si stava scaricando. Allora vi stavo raccontando di sto Magnum, no, vabbè, comunque... vicenda a parte, oggi è stata una giornata. Poi dovevo prendere una macedonia e il bancomat non mi dava, non funzionava, quindi non ho potuto prelevare. Insomma, l'inferno. Praticamente sono arrivata qui, sto morendo di fame, infatti questo gelato proprio. No, assolutamente. Intanto per dirvi, lo smalto che ho sulle unghie è quello che vi ho fatto nell'ultima review della Essence, è il 74 Fall For Me. Comunque, stiamo divagando. Allora, sono stata quindi a questo seminario interattivo di make-up da MAC Coin a Firenze, via dei Calzaioli. E praticamente c'era un make-up artist, eravamo 7 ragazze, dovevamo essere 8, ma ero l'8 non si è presentata. 7 ragazze, praticamente abbiamo... visto, cioè il makeup artist che truccava la ragazza e noi che seguivamo i suoi consigli e ci truccavamo da noi, quindi noi con gli strumenti che ci davano, praticamente ognuno era troppo carino. Poi se riesco nel video metto delle foto perché le ho fatte. Ognuno aveva la sua postazione e ognuno aveva i suoi ombretti, il suo mascara, i suoi pennelli, il suo specchio, e poi ognuno sul proprio banchetto, insomma, c'erano queste cose che ci hanno fatto a casa. C'era un block notes troppo carino con la scritta MAC Technique, vedete? È tutto così, vabbè, è scritto proprio così. E poi c'era una guida in mascara di MAC e dei anche tipo piepacilli, cose varie. Un cartoncino della nuova collezione di MAC che si chiama Surf Baby, della quale però non ho preso niente. Ero riuscita a prendere il blush, però alla fine non l'ho preso. È una matita troppo carina, guardate che carina. Sì, se ci riesco. Questa qui. La forza dell'abitudine, ragazze, veramente. Comunque, questa matita così, con la gommina blu. Intanto c'erano un makeup artist e due ragazze, anche se makeup artist, però che non truccavano la modella, ma ci aiutavano a noi. Erano il makeup artist, si chiamava Sebastian. Le ragazze erano che sono, le due ragazze lavorano alla MAC di Firenze. Ragazze, devo bloccare un secondo. E le due ragazze che ci aiutavano, una era Anna e una Alessandra. Sono state veramente gentilissime tutti, troppo, troppo carini, veramente. E comunque, come vi ho già detto, ho messo delle foto, quindi poi le metterò alla fine del video, sono poche. E c'è anche il mio trucco, che è questo, che vi faccio vedere, ma ormai è un po'... E questo qui, poi avevo le guance con il... mi hanno fatto mettere tutti i fondotinta, primer e tante cose. Ho usato come base
un paint pot, però non mi ricordo. Questo al centro è Amber Lights. Amber Lights che è favoloso, veramente. Un colore stupendo. E poi qui c'è questo O che è scritto AUX. E qui alla fine... espresso, sì. Espresso, messo anche un po' sotto. Prima la matita in marrone, comunque insomma un po' tutti i passaggi. Magari poi mi faccio un video di questo trucco con i miei trucchi, ovviamente perché non li ho comprati questi. Poi sulle guance avevo il nuovo fard, il nuovo blush, quello della nuova collezione della Baby Surf, Surf Baby, che era molto carino, però simile con l'aranciato ce l'avevo già. Era carino perché c'è un fiore dorato sopra e comunque c'ha i glitterini, anche se il fiore poi scompare, i glitterini sono dentro il blush proprio aranciato con i riflessi oro. Io però ho preso... quindi vi spiego un po' cosa, quindi ci hanno fatto truccare, il mascara è questo qui, Oud North Face Lash, questo qui, questo con col doppio scovolino, avete presente? Che è carino, discreto, anche se io devo dire che preferisco comunque il Colossal di Maybelline. Vi faccio vedere cosa ho comprato. Allora, c'è stato un tentativo di farmi spendere un sacco di soldi, ma insomma già ho speso 40 euro, quindi no. E quindi alla fine, come differenza, 40 euro del corso sono stati solo 1,50 euro, quindi 41,50. Allora ho preso un blush e un eyeliner. Allora l'eyeliner è questo qui, sono carino, è carino anche perché sono tutte e due, servono per il back to back, tutte e due, io ho già altre due confezioni, quella del Fix Plus e quella il Prep and Prime, che probabilmente adesso metterò, lo travaso, il Fix Plus è quasi finito, lo travaso e lo metto in una di quelle jar del, sapete, tipo quelle del fondotinta, quelle dei campioncini, me l'ho dato anche in campioncini. Allora, l'eyeliner è di questi, sono questi qua, i Super Stick Liquid Eyeliner, questi, la quantità è pochina perché sono 1,8 ml, si chiama Desire and Devices. Che cosa voglio dire? Desideri e non lo so. Il colore è questo qui, guardate che bello. È praticamente un verde militare, verde oliva, con dei riflessi cangianti, dei riflessi oro, rossi, rosa, blu. Bellissimo, fantastico. Veramente bello, 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 bello. Ah, l'illuminante che ho qui è una cipria fantastica, che però costava veramente tanto, costava 32 euro, e quindi... ed era una cipria praticamente illuminante, che era formata col 90% d'acqua, è una nuova edizione limitata, è nuova, questa cipria, ed è perfetta per l'highlighting. Ed è favolosa veramente. Comunque, solo questo è solo un dettaglio. Però non mi... aspettate, ho scritto qua come si chiama. Si chiama Magic Cool Liquid Powder. Praticamente è una cipria che dà la sensazione di bagnato, perché effettivamente è bagnata. Questo effetto un po' quasi una crema, però è sempre in polvere. Non ve lo so spiegare. Comunque, evapora subito questo effetto bagnato, però è una sensazione di freschezza, devo dire che è veramente carina. E ci sono tre colori, però la più carina era quella sul rosato. Poi ho preso, qui c'è scritto Back to MAC, quindi questo vale per il Back to MAC, gli altri due che ho valgono per il Back to MAC. E con il blush che ho preso arriviamo a 4, quindi ne mancano 2, stiamo avvicinando. Anche questo è il targhettino Back to MAC. Il colore è questo qui, ma non si vede proprio. Ecco, forse così, sì. Questo qui che è un bel un rosa, un fucsia acceso, con dei riflessi
È satinato, non ci sono tanti brillantini. Più una questione di essere satinato. Vedi, i brillantini non ce ne stanno tanti come qua invece. Comunque è questo. Ed è bellissimo, ve lo faccio vedere. Questo. È proprio bello, proprio un bel rosa fucsia, bello acceso. E questo si chiama Dolly Mix Sheer Tone Shimmer Blush, va bene. Metti a fuoco, ok, Dolly Mix. E questo, guardate cosa c'è scritto. Made in Italy. Infatti quando l'ho visto ho detto, sapevo che i prodotti MAC alcuni erano fatti in Italia, però ho detto dai, no, veramente. E se ci fanno pagare di più. Vabbè. Comunque, questo al negozio, alla Coin, era 21,50 i blush. Non sono a nessuno dei due edizioni limitata. Questa invece era 20. Quindi un po'. Questo sì, ancora da qua. Questo è un po' costosetto, devo dire, per la quantità soprattutto di prodotto che c'è. Comunque, il corso è stato veramente molto molto divertente, mi sono divertita tanto. Vi faccio vedere cosa mi hanno regalato. Praticamente gli ho chiesto un campioncino di correttore e mi ha dato questo qui, Prolong Wear Concealer, ecco. Il colore è NW20. Questo è il campioncino. Beh, lo faccio vedere così perché comunque è un correttore normalissimo. Andiamo. Mi ha detto che ne va pochissimo. Proviamo con le vene. Non so se funziona. Beh, sì, direi decisamente. Direi che funziona, sì. Io non so se potete vedere queste vene da queste. Non si vede. Forse un po'. Comunque. Mi serviva un correttore, ho detto boh, alla fine mi faccio dare un campioncino e almeno per un po' tampono. E poi la ragazza mi ha detto: ma per caso tu usi spugnette? Gli faccio: oh sì, in effetti non ne uso tanto, però me ne ha regalate due, che fanno sempre comodo. E niente, ragazze, questo era il mio piccolo video su appunto questi prodotti. Ah, vi volevo far vedere degli occhiali che sono degli occhiali da sole che non mi piacciono, che ho comprato da poco. Ho comprato 3 giorni fa, guarda che sono carini. Stanno così. Mi piacciono tanto, volevo tanto questa forma un po' tipo Ray-Ban, però sono di Solaris. E niente, erano carini perché sono costati poco, sono costati 50 euro. E sono degli occhiali da ottica, quindi sì, abbastanza economici. E niente ragazzi, questo è tutto. Vi farò presto un video con... Ah, il naso. Ok. Vi farò presto un video con indossando questi due. E poi magari ci abbino qualcos'altro, vediamo. Questo è tutto. Grazie per aver seguito il video. Se vi va, iscrivetevi. Qui sopra c'è il tastino. Cliccate. E se vi va anche, sono su Facebook, basta cercare su Facebook Princess Mononoke, comunque io metto sotto il link alla pagina Facebook. Cos'altro ancora da dirvi? Niente, questo è tutto. Un bacione, ciao belle!